E salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Roller 289. Oggi ragazzi, come vedete appunto già dal titolo anche, ho comprato un PC da gaming. Vi avevo anche avvisato appunto sul canale Telegram, anche su Instagram. E niente, il PC è questo. È un Hermes Gaming, assemblato ovviamente, perché è pagato di meno. Ho comprato nuovo su eBay. E con tutti gli altri accessori che adesso vi farò vedere. Ma adesso passiamo al PC. Allora, questa qua, vabbè, è la chiavetta per il wifi. Allora, qua abbiamo il case normale. C'è un case, questo pulsante di accensione. Qua c'è una USB 3.0 e questa 2.0. La 3.0 la userò magari per metterci una USB normale, così. Poi, questo è un lettore DVD della LG. Se lo vedete, guardate. Ecco, se si le vede. Qua ci sono i jack, qua per le cuffie e qua per il microfono, poi farò appunto anche dei video. E poi ragazzi, questa parte di estetica, diciamo, cioè poi tipo con questi pezzi qua puoi metterci altre robe, tipo ingressi per le videocassette, tutte robe così. Poi vabbè, lì c'è la ciabatta per far andare tutto. Poi aspettate, qua c'è l'interno del computer perché c'è il case trasparente. Vedete, è praticamente trasparente, si vede un po' il tutto. Cioè non si vede, ma tanto adesso l'accendo così vi faccio vedere. Qua c'è la ciabatta dove attacco tutte le prese. E qua ci sono tutti i fili, i cavi, tutta la roba. Però passiamo al dunque. Aspettate che qua è un po' un casino, però vabbè. Allora, questo è il mouse da gaming che mi hanno dato in dotazione. Me l'hanno proprio dato. Così. Eccolo qua, qua si illumina praticamente tutto. Ovviamente il mouse è della Voltec perché è una buona marca. Mouse da gaming con filo, però tipo quei fili di lana che non si attorcigliano. Tastiera tattica da gaming, guardatela bene. Italiana, ovviamente, non è inglese. Monitor della Philips. Eccolo qua. E qua mi hanno dato anche gratis delle casse della Bultec sempre, che si sentono anche molto bene tra l'altro. Adesso poi vi faccio vedere tutto. E vabbè, adesso possiamo passare all'accensione. Allora, l'accendiamo, ovviamente qua il pulsante di accensione. Aspetta, che scemo, devo accendere prima la ciabatta. Volevi, Quindi lo accendiamo, boom. Ecco qua che inizia già a illuminarsi il tutto. Molto carino anche di estetica. Vedete qua ci sono tutte le ventole che si illuminano e fanno il bordello. Ok ragazzi, qua si sta già accendendo tutto, accendo anche subito il monitor, aspettate. Ecco qua, ecco, come vedete qua c'è il mouse già che si illumina di vari colori, infatti o cambia da sol colore o se vogliamo appunto come avete detto, cioè puoi schiacciare direttamente qua e cambia colore. Poi questo è il computer e questa qua è la tastiera che si illumina. Per cambiare il colore devi tenere premuto il pulsante Voltec e questo. Per cambiargli colore, però io ora la lascerò rossa. Allora, apriamo la pagina. Adesso tolgo un attimo perché devo mettere la password. Ok, ecco qua. Aspettate che mi siedo anche perché sono un po' stanco. Ok, lo sfondo lo devo cambiare perché cioè non credo che lascerò questo. Allora, questo qua è il PC. Adesso vi elencherò anche un po' le caratteristiche tecniche e tutto. Allora, qua ho già installato alcune applicazioni, c'ho Telegram, WhatsApp, Clash Royale, RCT3, il coso lì della PlayStation 4, cosa per editare, e OBS, farò anche dei video a riguardo. Però adesso ragazzi passiamo alle tecniche. Ecco, cos'è che mi sta venendo? Vabbè. Adesso lo tolgo. Comunque, adesso passiamo alle caratteristiche tecniche. Allora, è un computer da game, cioè da gaming, sì. Allora, ha 320 GB di memoria, e poi ha 8 GB di RAM, ha un processore quad core da 2,42 GHz, mi sembra, sì. Poi, cos'è che ha ancora? Vediamo. Ha il lettore masterizzatore LG, ha 7 porte USB, ce ne ha una, no, aspetta, sì, ne ha una 1.0. Poi ne ha 4 2.0 e poi ne ha 2 3.0. Ce n'ha due davanti e quante sono? 5 dietro. Poi c'è anche i jack dietro e tutto. Qua ci sono le applicazioni, vabbè.
Il monitor che mi hanno dato è in HD da 18,5 pollici. Poi mi hanno dato anche gratis, cioè insieme la tastiera e tutto, anche le casse, cioè mi hanno dato tutto insieme in un pack unico. Poi ragazzi, qua metterò anche, cioè qua dove c'è la mia mano, metterò anche la PS4, così verrà proprio una bella postazione. Poi mi prenderò anche una telecamera da posizionare qua e un microfono, così faccio, cioè lo metterò tipo in questa zona, così faccio bene i video. E niente, poi che altre caratteristiche vi posso dire? Niente, quello. Ah sì, un processore i5. E boh, niente, quello. Adesso vi faccio un po' vedere così. Ah, oh, che bello. Cioè, è proprio bello. Cioè, è velocissimo, raga. Guarda, cioè. Vediamo in quanto apre Telegram. Vabbè, Telegram perché aspetta. No, ma non l'ho proprio schifo. Vabbè, dai. No, tipo, vediamo tipo in quanto apre una pagina web. Anche perché qua, visto che è una tastiera da gaming, ci sono già i tasti belli pronti qua per da schiacciare, quindi basta che schiaccio questo e me la apre subito. Vediamo. No, ma che cazzo sta succedendo? Sono bug. Ah no, vabbè, comunque me l'ha già aperta. Beh, in confronto ad altri computer che hanno 2 GB di RAM è velocissimo, eh. Allora, qua chiudiamo anche un po' la roba. E niente ragazzi, questa era appunto un piccolo video per farvi vedere la mia postazione da gaming. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi, lasciare like e condividere. E se volete magari iscrivervi anche al mio canale Telegram che si chiama Chiocciola Roller289 o se no seguirmi su Instagram. Comunque ragazzi, il video finisce qua. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video di Roller 289. Ciao ciao! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.